siamo qui in Corea, in un paese che è stato dato un po' come esempio nella gestione della crisi. E penso che questa gestione della crisi è stata soprattutto per fare in modo che i coreani possano continuare a socializzare nei loro comportamenti di ogni giorno e il shopping, comunque. Il shopping dei consumatori fa parte pienamente della socializzazione dei coreani. E quello che possiamo dire è che i cambiamenti più importanti sono stati sul online, sia con tutto il sistema online coreano che è stato spinto, che è stato un modo di accelerazione pazzesco, dove l'abbiamo chiamato la digital transformation, che veramente che già la Corea è un esempio di un paese con digitalizzazione molto forte. Qua tutti gli attori e la clientela è andato online e questo ha creato una mutazione importante nel comportamento dei consumatori, sia nell'uso che un po' meno negli altri settori. Quindi veramente quest'anno, quando si parla con anche gente che fanno solo digital, azioni sul digital, dicono che abbiamo guadagnato 5 anni o 10 anni su questa parte in Corea, e anche sui beni di lusso. Abbiamo chiamato questo cambiamento come un Covid retail apocalypse, che possiamo dire, e questo anche ha dato a tutti gli attori qui un spinto per reinventare il retail, per creare dei nuovi concetti che fino adesso sono stati creati più recentemente, perché l'anno 2020 comunque è stato un po' fermo, però adesso sull'anno 21 vediamo questi spazi che stanno creando adesso dei concept store che sono dedicati sull'esperienza, sul connecting con i clienti. Abbiamo visto per esempio dei negozi senza cashierless store, per esempio da Hyundai Seoul, il nuovo department store aperto a marzo, che ha visto questi concetti nuovi. Quindi qua ci sono da parte gli attori sul traditional retail che stanno continuando, però stanno trasformando gli spazi con questa digitalizzazione, però anche pensando a come vado a creare una nuova esperienza per i coreani che adesso sono comunque sempre attenti a tutti questi cambiamenti. Quindi veramente cambiamenti importanti anche sul retail. Di lusso ci sono quelli che sono sempre sul primo livello nelle statistiche, i marchi internazionali importanti che sono qui da 20 anni, 30 anni, hanno fatto questa trasformazione sul digital, sul retail, sull'esperienza retail. Vediamo questi flagship store che sono aperti a Seoul, a Cheongdam, a Kujong, a Dosan Park, questi posti qua sempre si creano. Dolce & Gabbana come l'ultimo ad aver fatto un bellissimo maison, flagship store. Quindi qua hanno avuto questa attenzione di fare in modo che la gente che sta qui, cercando questa esperienza, possa avere dei spazi molto importanti nell'ambito retail della Corea.
Sulla parte online abbiamo visto per esempio Chanel Cosmetics che ha fatto per la prima volta un'esperienza che dura ancora adesso, dove hanno deciso di vendere qualche referenza sulle piattaforme locali come Kakao. E hanno cominciato a vendere su questo qua. È la prima volta. E facendo quello, tutti i marchi di lusso vogliono andare su Kakao. E quindi questo è anche un esempio di marchi di lusso che hanno deciso in questo periodo di provare delle nuove cose, delle nuove direzioni sul digital. La loro digital strategy è stata moltiplicata in termini di investimenti, e questo dà molto, molto boost, perché comunque il mercato sul lusso in Corea in 2020 è stato in crescita pazzesca, più di 20% abbiamo come statistiche. Quindi questo dà veramente opportunità a chi ha una strategia sul mercato, sia sul digitale che sul retail, che è ben coordinata. Quindi questo è molto interessante in questo periodo. Che abbiamo visto più importantemente nel settore del retail, per esempio nei department store coreani, è che adesso, 2020, più di 50% del consumatore di lusso ha meno di 40 anni. Quindi questo dà veramente un impatto sulla clientela che sia compra sulle piattaforme digital o sia compra nei department store o nei negozi. Quindi questo cambia un po' il modo che forse prima del Covid avevamo pensato che i department store non vanno così bene, la crescita non va come prima, se parliamo di un 5% di incremento, però adesso più di 50% sono giovani, la generazione MZ, e questo comunque è anche da tenere in conto nella strategia. Quindi il consumatore, d'altra parte, come trend, direi, non vuole più seguire quello che l'altro fa. Quindi stanno cercando novità, stanno cercando di individualizzare le loro scelte, quindi un po' fuori della standardizzazione che pensiamo sempre qui in Corea. Quindi questo è un altro punto, secondo me. Con l'accessione sull'online, la gente che passa più tempo a casa, che da una parte sta aperto al mondo sul digitale, non sono più i siti di vendita locali, però anche i siti, tutti i siti internazionali forti che stanno vendendo molto qui in Corea. Quindi dà un po' questo cambiamento che non è più quello che era prima, dove si compra solo quello che si vede qua in Corea o nel mio department store locale o questo qua. Vado a cercare cose da... Quindi dà un'opportunità a molti marchi qui. La sostenibilità... Non posso dire che la Corea sia leader su quello, questo è un po' una cosa che non sarebbe giusto dire, ma si vede che, come sempre in Corea, quando c'è un trend che nasce, poi tutti vanno nel settore in questo trend. E qua, per esempio, si vede nella beauty, nella K-beauty e tutti gli attori della beauty. Qua si vede che la clean beauty, che è un trend molto forte di sostenibilità, di scelta degli ingredienti e tutto, questo qua dà più visibilità adesso, perché i retailer hanno anche creato delle sezioni sulla clean beauty,
perché noi parliamo tanto con gli attori qui e stanno cercando delle formule, la formulazione di nuovi prodotti più sostenibili, quindi questo qua si va molto avanti. Poi ci sono altre cose, per esempio c'è stato un trend recentemente sulle refill station, quindi si va e si per il suo soap o per detergente o tutto, si va a fare il refill qua e questo qua è nuovo, quindi non è un leader, però sta facendo un catch-up molto forte adesso. È stato uno studio fatto dal media Single qui e questo media qualche mese fa ci ha detto che secondo loro studio, il 38% dei consumatori hanno cambiato la loro shopping habit sull'online, che è enorme. Quindi gente che prima andava solo nei negozi, 38% hanno detto adesso vado sull'online. Quindi questo shift ha dato un po' sul brick and mortar, un po' wow, cosa succede? Però alla fine il negozio fisico ha vinto perché è diventato un modo per attrarre tutto ciò che è il social media, quindi tutti i social media adesso con il live commerce, con il TV home shopping, con tutti questi spazi qua nuovi per i beni di lusso, si è portato in questi negozi. Quindi ci sono delle emissioni, dei live show nei store, ci sono tutte queste iniziative qua hanno dato un boost. Un altro esempio è che i retailer, i department store, hanno cambiato e hanno deciso di attrarre questa generazione online anche, e quindi hanno aperto per esempio The Hyundai Seoul, che è l'ultimo department store aperto in centro città a Yoido. Qua è un negozio che c'è sempre gente, e poi vengono qua per vedere nuovi negozi tipo un self-service negozio, un negozio self-service qua, c'è un negozio senza contact nei pagamenti, c'è questa economia dell'untact, non so se conosci l'untact, però no contact nella vendita. E questo qua comunque va a aiutare il retail va a usare queste tecniche e poi sopportare anche effettivamente l'online dove è più immediato, più facile. Adesso si può, in Corea, può essere consegnato da Olivia, per esempio, in 3 ore. Quindi compra qualsiasi cosmetic e poi 3 ore dopo arriva a casa. Quindi questo sono molto 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 importante nella negoziazione tra i brand e i department store per vedere come anche avere questa clientela nel loro mix delle vendite. La struttura del mercato coreano è per i beni di lusso al 80% o 90% con i department store. Quindi il department store rimane il modo più importante per i marchi. E senza quello, comunque, anche se l'online è diventato molto importante, non si può dare l'immagine, non si può dare l'esperienza al cliente, non si può dare
veramente questo qua. Quindi la gente continua ad andare su questi department store che compra di meno di là, certo, però questo qua è molto importante e rimane comunque il punto di riferimento per molti marchi nella loro strategia di comunicazione al cliente finale. L'Italia o la Francia, dove il department store non è molto importante, qui il primo punto di referenza per un marchio di lusso, un marchio con strategia retail, è comunque il department store. Quindi non c'è il negozio di strada, non esiste tanto qui, a parte qualche posto particolare in Seul o in Busan, però alla fine no. Comunque il department store è abbastanza una cosa coreana come il Giappone. Direi, per espandersi in Corea, uno deve essere molto a breve, deve considerare in comunicazione o in comunicazione in generale o in comunicazione con il cliente, deve avere tutto mobile. Quindi il mobile, la strategia digitale deve essere tutto fatto sul mobile. Oggi non c'è più il computer, c'è solo il telefono e con questo telefono tutto succede. Quindi se non ha il marchio non ha una strategia molto forte su quello, investimenti necessari per essere visibile, interagire con il cliente sul mobile a breve, questo non, secondo me sarebbe una debolezza. A medio termine, un marchio vuole entrare nel mercato coreano, ha una strategia brick and mortar e digitale, va bene, tutti e due insieme, e sul medio termine, quello che è il più importante da prepararsi è la sua strategia sugli influencers. Quindi gli influencers locali devono essere il target primo. Dico a medio termine perché farlo all'inizio sarebbe troppo costoso, senza essere già con il retail, il negozio, con la strategia online già fatta. Quindi, a medio termine, questa ripetibilità e essere consistente nel contatto con gli influencers è molto importante. E poi a lungo termine, i marchi devono prepararsi a essere nell'era del tutto esperienza. Quindi tutto esperienza nel negozio e bisogna investire tanto sul training, sul store visual, su queste cose qua, sulla scelta dei prodotti e degli strumenti per fare vedere i prodotti. Quindi questo direi che i marchi devono veramente in questi breve, medio e lungo termine essere molto on top su queste cose.